In padella un cucchiaio d'olio. Ho preparato un trito con sedano, carota e cipolla. Poco di tutto. E lo lascio soffriggere. Nel dettaglio ho utilizzato un quarto di cipolla, una piccola carotina e mezza costa di sedano. Al soffritto di sedano, carota e cipolla aggiungo 120 g di carne macinata. E 50 g di prosciutto cotto. Potete scegliere se lasciarlo a cubetti oppure tagliarlo piccolo piccolo, oppure tritarlo come ho fatto io nel mixer. Io lo preferisco così, della stessa consistenza della carne macinata. E lascio cuocere tutto qualche minuto. Un pizzico di sale. Sfumo adesso con 50 ml di vino bianco e lascio evaporare l'alcol a fiamma alta. Ora che l'alcol è evaporato, aggiungo 200 g di funghi. Io li sto utilizzando surgelati, così li trovo misti, ma potete scegliere tranquillamente quelli freschi. Faccio insaporire così pochi minuti. Aggiungo ora 250 g di passata di pomodoro. Circa un mestolo d'acqua. Ancora un pizzico di sale. E lascio cuocere a fiamma bassa per circa 50 minuti. E dopo 50 minuti il nostro ragù è ben denso. Aggiungo ora 80 ml di panna da cucina. Mescolo bene. E passo a spegnere e togliere. Ho messo sul fuoco l'acqua per la pasta. Ora che bolle aggiungo il sale. E 300 g di penne integrali. Le farò cuocere il tempo indicato e poi le scolerò al dente. Verso la pasta cotta in padella. Mescolo con cura. E possiamo già impiattare. Un po' di prezzemolo e la nostra pasta alla francescana è pronta. Inizio preparando il ripieno di questi involtini. Ho qui 30 g di mollica di pane. La metto in ammollo in poco latte. Questi sono invece 200 g di salsiccia. La condisco con un uovo. Alla salsiccia aggiungo un po' di semi di finocchio e la mollica di pane strizzata. E impasto tutto con le mani. Ho qui 400 g di petto di pollo a fette. Salo il pollo solo su un lato, lo giro e sull'altro metto un po' di questo composto. Lo distribuisco bene.
spatola. Ho preso poi delle fette di pancetta tesa, me ne occorreranno circa 1,5 etti per tutta la ricetta. Appoggio sopra l'involtino e lo avvolgo con la pancetta. Lo fermo. Con lo spago. Giusto un paio di giri. Ed ecco pronto il primo involtino. Prepariamo un altro. Sempre un po' di composto di salsiccia, lo distribuiamo bene. Poi arrotoliamo. E avvolgiamo nelle fette di pancetta. E fermiamo con un paio di giri di spago. E posso spostarmi ai fornelli. Metto in padella appena un filo d'olio, che poi la pancetta sciogliendosi tirerà fuori il suo. E aggiungo un rametto di rosmarino. Faccio scaldare. La padella è calda. Posso appoggiarci sopra gli involtini. E questi li farò dorare bene su entrambi i lati. Gli involtini sono ben dorati, sfumora con 100 ml di vino bianco. E a fiamma alta faccio evaporare l'alcol. L'alcol è evaporato, ora abbasso la fiamma, copro con un coperchio e lascio cuocere. Ho lasciato cuocere gli involtini per circa mezz'ora e li ho girati di tanto in tanto. Faccio appena restringere un po' il sughetto e posso già spegnere e impiattare. E i nostri involtini di pollo in porchetta sono pronti. E ne tagliamo uno. Abbiamo qui un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Ora mettiamo poca poca farina sopra. Così. Anche sotto. E lo stendiamo un po' con il mattarello. Giriamolo. Così lo assottigliamo un pochino. Allora, ora viene la parte più difficile per me. Devo dividerlo in parti uguali. Più o meno inizio dal centro, divido a metà. Poi ancora a metà ogni parte. Aspetta Martina. Devo fare 8. Lavoro.
sfide. Ho diviso la sfoglia in 7 parti uguali. Voi, se siete più bravi, riuscite a farne anche 8. Ora spalmiamo sulla sfoglia un po' di marmellata di pesche. Così, Marti. Che è buona e fa anche un po' da collante. Vai. Abbiamo distribuito quei 2 cucchiai di marmellata sulla sfoglia tagliata. Ora aggiungiamo un po' di cannella. Poca, eh? Così. Ho qui 2 pesche nettarine, pesche noci. Le divido prima a metà. E poi a fettine molto sottili. Così. Ora prendiamo il primo rettangolino di sfoglia e ci appoggiamo sopra le fettine di pesca, ma devono sporgere, quindi così, leggermente intervallate una sull'altra, leggermente sovrapposte, non intervallate, una sull'altra, così e così. Dopodiché prendiamo il lembo di sfoglia e lo ripieghiamo. La marmellata lo farà attaccare bene e poi iniziamo ad arrotolare. Arrotola, arrotola, arrotola. Guarda! Cos'è? Una rosa! Rosa! Una rosa fatta con le pesche. E la appoggiamo all'interno di un pirottino in uno stampo da muffin. Così. Un pezzetto deve finire sopra l'altro. Quanto siamo? E questi li inforniamo a 180 gradi. E pronti? Ora li lascio un po' raffreddare. Un po' di zucchero a velo. E le nostre rose di pesca e sfoglia sono pronte. Per oggi è tutto. Io e Martina vi salutiamo e ci vediamo presto. Ne assaggiamo uno. Molto buoni.